corpi documentari più ricchi del Fondo Giacomelli riguarda l'evoluzione e le attività delle strutture sanitarie dell'Lido di Venezia, che si insediarono nell'isola fin dalla seconda metà dell'Ottocento. Il primo luogo di cura fu inaugurato infatti nel 1868, quando la commissione dei soci dell'Ateneo Veneto diede vita al Comitato Promotore dei Bagni ed Ospizi Marini per i Poveri Scrofolosi in Venezia, comitato presieduto dal senatore Luigi Torelli. Il vero titolare dell'iniziativa in realtà era stato Giacinto Namias, primario di medicina presso l'Ospedale Grande di Venezia e presidente dell'Ateneo Veneto. La nascente struttura, denominata Ospizio Marino Veneto, venne destinata alla cura gratuita dei bambini scrofolosi, affetti cioè da ulcere cutanee e da tubercolosi extrapolmonare, ed occupò un terreno in località Quattro Fontane. Così, già nell'estate di quell'anno, 134 bambini poterono iniziare le terapie marine, che rappresentavano un'eccellenza terapeutica nell'orizzonte scientifico di quegli anni, e vedevano già a Venezia diverse strutture di balneazione e cura operanti a pieno regime. Il bagno di laguna era prescritto infatti per molti tipi di affezioni, sia organiche che nervose, tanto che nel 1858 a Venezia si contavano ben 11 stabilimenti. La molla decisiva però per la costruzione al Lido del successivo e ben più ampio nuovo ospizio marino, dal 1933 in poi denominato Ospedale al Mare e monitorato di anno in anno dalle ricognizioni fotografiche di Giacomelli, fu in realtà l'emergere di un contrasto preciso fra due visioni opposte sull'utilizzazione del territorio. Da una parte c'era la vocazione assistenziale tardo ottocentesca attribuita all'isola a beneficio dei veneziani più poveri. Dall'altra i nuovi investimenti privati e istanze pubbliche di rilancio turistico internazionale con strutture ricettive d'élite e servizi ricreativi all'avanguardia. Così, quando l'imprenditore Niccolò Spada, fondatore nel 1906 della Compagnia Italiana Grandi Alberghi, a fianco di Giuseppe Volpi, inaugurò nel 1908 l'Excelsior Palace Hotel, in prossimità del forte delle Quattro Fontane, si verificò un'incompatibilità ambientale che un famoso ingegnere civile del 1921, Achille Talenti, tratteggiava con queste parole. L'ospizio, oltre che costituire una stonatura edilizia, creava una nota morale contraria al sentimento umano. E 1922 fu l'anno di inaugurazione dei primi padiglioni dell'Ospedale al Mare, in tutt'altra area del litorale lidense, per impulso dello stesso Spada, ossia il suo lembo settentrionale denominato Favorita, al riparo da possibili sguardi sconvenienti. Giacomelli segue passo passo i lavori di edificazione delle strutture, quindi una volta avviata l'attività, indirizza il suo lavoro in due versanti distinti, seppure complementari. Da un lato documenta l'eccellenza dell'attività sanitaria, nel ritrarre in vari contesti terapeutici il lavoro sui pazienti e le dotazioni tecniche d'avanguardia. Numerose cartoline di compiacenza dei piccoli ospiti al regime fascista, nell'evidente intento di fornire ogni garanzia di allineamento politico e preservare negli anni i livelli di finanziamento centrale destinati all'intera struttura.